che su questi aspetti c'è un po' di ipocrisia. Qui si è detto, ed è un'idea che proviene da lontano, perché era un'idea che era scritta proprio nel programma di Confindustria dell'anno passato, per le aziende i costi della consulenza legale, del contenzioso sono troppo alti, dobbiamo trovare un sistema per calmierare questi costi. E quindi il servizio che un avvocato eroga è un servizio che è stato equiparato in tutto e per tutto ad una produzione di merci. E questo naturalmente, quando si discute non di merci ma di tutela di diritti di cittadini, è cosa che crea qualche imbarazzo, qualche preoccupazione. Questo è il punto fondamentale. Quindi, diciamo, noi non ci opponiamo affatto a una idea di liberalizzazione, ci opponiamo al fatto che il servizio giustizia possa essere equiparato a quello della produzione di qualunque altra merce. E non lo diciamo, come dire, a tutela della categoria, ma lo diciamo a tutela di chi si rivolge al servizio giustizia. Se vuole dopo le potrò fare anche qualche esempio che riguarda il mio campo specifico. Sì, sì, no, così... lo può approfittare per farlo subito, così continuiamo ad entrarci. La cosa che più ci preoccupa non è tanto, diciamo, la norma e le norme che sono entrate in vigore adesso. Quello che ci preoccupa è un disegno più generale e che prevede sostanzialmente che l'imprenditoria possa investire nell'attività dell'avvocato, si possono creare delle società nelle quali il capitale non viene messo dal professionista, ma viene messo dall'imprenditore, perché si dice appunto in questa folle equiparazione: se io posso investire nella produzione di scarpe, non si vede perché non possa investire nella produzione di un servizio legale. E questo bene. Cosa comporterebbe secondo voi? Qual è, diciamo, il vulnus di questa proposta? Il vulnus consisterebbe in questo, che l'avvocato, che come sua caratteristica principale ha quello della libertà e dell'autonomia, verrebbe di fatto a dover rispondere ad una sorta di datore di lavoro. E questo, badi, non crea problemi all'avvocato, ma creerebbe problemi al cliente, perché nel momento in cui si dovesse creare un conflitto di interesse tra il mio datore di lavoro e il mio assistito, io come indirizzerei la mia difesa? E parlo nel campo penale, ma naturalmente anche nel campo civile. E poi, le nostre latitudini, chi avrebbe più interesse a investire in una società di capitali che si occupasse di difesa penale? Quindi la vostra preoccupazione è quella di infiltrazioni, diciamo, di denaro illecito? La Casalesi SRL, la Casalesi SRL, non solo perché la Casalesi SRL avrebbe i capitali, ma perché finalmente avrebbe la possibilità, alla luce del sole, di mettere al proprio servizio una schiera di giovani e sprovveduti avvocati che a quel punto affronterebbero la professione in maniera, voglio dire, spregiudicata, possiamo dire così. Allora questo è un problema, e come vede non è un problema per la categoria, ma è un problema per il cittadino che dovesse incappare in una questione in un modo o nell'altro collegabile alla giustizia. E invece per quanto riguarda la questione del preventivo con il cliente, qual è la vostra posizione su questo tema? Guardi, anche su questo, cominciamo col dire che... Perché vi opponete? Allora, facciamo anche qui un esempio che possa essere compreso. Se io debbo
ristrutturare il mio appartamento, io chiedo all'impresa che fa questa ristrutturazione un preventivo, perché l'impresa sa che dovrà mettere tot metri quadrati di pavimenti, dovrà mettere tot metri quadrati di parquet e dovrà ripittare tot metri quadrati di parete. Se però poi nel corso dei lavori dovessero sorgere degli imprevisti, l'impresa torna al committente e gli dice: guarda committente, che io sono andato a scavare e ho trovato i tubi fradici, quindi oltre al preventivo che abbiamo fatto io devo cambiare anche i tubi. Ora, se noi trasponiamo questo nella sede, in una sede professionale, che cosa significa? La vicenda giudiziaria, parlo di quella civile ma anche di quella penale, è in assoluto, fra tutte le vicende umane, quella maggiormente imprevedibile. Cioè una vicenda processuale può chiudersi in pochi mesi, per esempio con un decreto di archiviazione, oppure protrarsi per 10 anni una stessa vicenda, perché gli accidenti che possono accadere in una vicenda processuale sono i più diversi, i più imprevedibili. Allora, è veramente difficile ancorarsi ad un preventivo. E ancora una volta... E non può essere rivisto questo preventivo? Lo dico dalla parte del committente. Se l'avvocato vuole prevedere qualunque possibile accidente possa capitare in una vicenda processuale, il rischio è che faccia un preventivo paradossalmente abnorme rispetto a quello che poi effettivamente sarà la sua attività. Ma una volta che il cliente lo ha accettato e lo ha firmato, lo dovrà anche rispettare. Ecco, quindi questa... accetterà un preventivo fatto con margine di eccesso anziché per difetto, insomma? Non c'è proprio dubbio, salvo che non si voglia ipotizzare dei preventivi fatti per ipotesi, per step. Questa è una materia troppo nuova per noi. Le faccio un'ultima domanda. Se... il preventivo che ci preoccupa, le garantisco, la cosa che ci preoccupa è il fatto che un soggetto che sceglie per professione di tutelare i diritti degli altri possa essere tout court equiparato a chi produce un servizio di qualunque altra natura. E non è una questione di snobismo, è una questione, come dire, di attenzione ai diritti delle persone. E in chiusura le faccio una domanda: voi avete appunto annunciato questa astensione dall'attività forense per il 23 e il 24 di febbraio ovviamente di quest'anno, ovviamente un'astensione che va a colpire in qualche modo i cittadini. Altre forme di protesta che avete comunque in mente, in programma, che non sono state ancora annunciate? Guardi, noi saremo costretti a comprare delle pagine di giornale per cercare di spiegare nei termini più semplici possibili qual è la nostra posizione. Io naturalmente ringrazio Rai News, perché ringrazio qualunque, diciamo, mezzo di informazione ci dia qualche minuto in più, perché mi rendo conto che in un momento in cui l'Italia è bloccata dai tir, in cui le città sono senza benzina e sono bloccate dai tassisti, a comunare poi in un'unica categoria anche gli avvocati è troppo facile. Quindi noi dovremo cercare disperatamente di trovare degli spazi per spiegare che noi non abbiamo nulla da difendere, diciamo, della nostra categoria, ma forse dobbiamo un attimo cercare di difendere le garanzie di tutti. Grazie per essere stato grazie con a noi. Noi invece continuiamo occupandoci di un'altra vicenda che riguarda 500 tra laureati, ricercatori, informatori di alto livello. Stiamo parlando della Sigma Tau, un'azienda farmaceutica che ha la propria...